Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel, ci colleghiamo quest'oggi con il direttore della BCC di Aquara, Antonio Marino, che saluto, ben trovato direttore. Ciao, buongiorno a voi. Come procede l'attività della banca della BCC di Aquara, ma anche delle filiali che sono sul territorio del Cilento? La banca procede bene, insomma, pur nelle difficoltà che sappiamo, perché in questo momento il tessuto produttivo ha rallentato per colpa del virus, però in questi giorni si intravede una buona reattività rispetto alla stasi che c'è stata in tutto questo periodo. Insomma, siamo fiduciosi che questo virus possa farci lavorare finalmente un po' di più a tutti quanti, perché la gente non ne può più, vuole lavorare, vuole produrre, la gente vuole lavorare, non vuole nemmeno i ristori, come dice il governo là. Quindi in effetti è questo che vogliono i ristoratori, tutta la filiera del turismo che effettivamente è stata molto penalizzata, e questa situazione si è riflessa anche nella banca, perché giustamente noi che abbiamo a che fare con gli imprenditori, è chiaro che se gli imprenditori rallentano, noi sicuramente non corriamo, insomma. Però nonostante tutto devo dire che abbiamo avuto degli incrementi anche in questo primo trimestre del 2021 significativi, anche nella fine 2020 rispetto al 2019 abbiamo avuto dei notevoli incrementi che abbiamo pubblicato insieme al bilancio, quindi abbiamo dato ampia diffusione a queste cose. Direttore, l'ultima filiale che avete inaugurato è stata quella ad Agropoli. Ecco, come procede il lavoro e lo stato di salute attuale della banca? Diciamo che sono passati appena 3 mesi. Il tempo è volato, perché poi sembra ieri che abbiamo inaugurato quest'ultimo sportello. Però devo dire che i nostri ragazzi là si sono mossi benissimo, hanno avuto un sacco di contatti, i numeri si cominciano a vedere, insomma siamo ragionevolmente soddisfatti per i risultati raggiunti in questi primi 3 mesi. Tra l'altro, quando entri in una comunità nuova è chiaro che non è che stavano tutti là ad aspettare noi, quindi è chiaro che c'è una fase di approccio, di aggancio, di conoscenza reciproca, però dobbiamo dire che abbiamo anche tantissimi estimatori in quel di Agropoli, per cui questa fase, diciamo, iniziale ci è stata molto facilitata dai tanti amici ed estimatori della nostra banca. Siamo anche lì, siamo soddisfatti, diciamo, per quello che abbiamo fatto finora, ma quello che speriamo di fare ancora di più in futuro. Bene, la BCC di Aquara da sempre è una banca molto attiva sul territorio a sostegno di imprese, aziende. Che cosa ci può dire? Quali sono state le ultime iniziative, ecco, da parte vostra? Le iniziative sono tante, mi sfuggono pure, però quella, la cosa principale è che riusciamo a fare banca locale, cioè siamo vicino alle imprese, alle piccolissime imprese che ci sono dalle parti nostre, alle famiglie. Oggi in Italia ci sono due tipi di banche, ci sono le società per azioni, quelle grosse, ci sono le banche cooperative, che sono rimaste solo il credito cooperativo in forma cooperativa, per cui abbiamo tutta un'altra filosofia di vita, ancora siamo attenti alla relazione col cliente, ancora siamo attenti, che ne so, a fare tanti piccoli mutui anziché farne uno grosso. Tra l'altro, ieri sera ho partecipato ad un incontro conviviale anche con alcuni altri sponsor della Salernitana. C'era anche il direttore generale Fabiani, abbiamo parlato del momento importante della Salernitana, siamo tutti fiduciosi che possa risalire in Serie A. Sarebbe per noi, noi che siamo stati sponsor, assume anche un sapore particolare, siamo una gioia ancora maggiore, no? Se dovesse vincere la partita di venerdì saremmo tutti in Serie A, sarebbe una bellissima cosa anche per la provincia, quindi a maggior ragione noi che siamo attori economici di questa provincia dobbiamo essere attenti a impreziosire la nostra provincia, non a indebolirla.
Ecco perché facciamo gli auguri alla Salernitana e insomma noi, se tutto va bene, l'anno prossimo insieme agli altri sponsor ci saremo lo stesso, o in Serie A o in Serie B, in quota parte ci saremo lo stesso. E questo è importante. Ieri sera mentre stavamo là ha telefonato anche Lotito per parlare con Fabiani, abbiamo fatto tutti insieme gli auguri ed è stata una serata, diciamo, la nostra banca per me è un orgoglio ieri sera essere a quel tavolo, insomma, ecco, sono quelle piccole grandi gioie della vita che sono, come devo dire, non hanno prezzo, ecco. Ecco, una banca dal punto di vista sportivo che sostiene appunto una squadra importante, qual è la Salernitana, e con le magliette, insomma, che avete sponsorizzato, sostenete anche un altro progetto molto importante, che è quello proprio per malati oncologici. Vero, Raffaella, grazie per avermi dato questo assist, visto che parliamo di pallone. Queste tutte le magliette che abbiamo noi, che siamo sponsor, le metteremo all'asta grazie alla Lilt di Salerno, soprattutto al dottore Giuseppe Pistolese. Abbiamo già fatto un primo incontro a Salerno, c'era anche Luca Fusco, mitico capitano della Salernitana, quando l'altra volta andò in Serie A, no? C'era Luca Fusco, abbiamo parlato tanto di quel lontano 1998. E quindi quello che ricaveremo sarà dato a questa associazione che si occupa della lotta ai tumori e di assistere soprattutto le persone che hanno questo male, che è un male triste per tanti aspetti. Quindi c'è bisogno di qualcuno a fianco che dia anche, allevi anche il dolore, insomma, in questa ottica è stata fatta. Noi tutti abbiamo aderito, tutti gli sponsor, è stata una bellissima incontro, un bellissimo evento, quello dell'altra mattina a Salerno. Direttore, per concludere, visto insomma che è già più di 10 giorni insomma che si riscontrano le riaperture di attività commerciali che da diverso tempo sono state chiuse proprio a causa del Covid e quindi della zona rossa, ecco, qual è il messaggio per questi imprenditori che comunque continuano ad avere difficoltà anche per quanto riguarda i sostegni che dovrebbero arrivare dallo Stato? Come la BCC di Acquara può essere vicina a queste imprese? Noi possiamo essere vicini facendo bene quello che istituzionalmente ci viene assegnato di fare, cioè fare la buona banca, insomma, no? Dove noi ci riconoscono tutti che siamo la banca meno costosa per i clienti. Questo è una grande cosa, è come, che ne so, come una cantina. Che chiede a una cantina di fare del buon vino? Ad una banca che chiede di fare buona banca? Questo è quello che noi facciamo ogni giorno e devo dire con grande soddisfazione che ce lo riconoscono tutti. Questo è un messaggio valido per chi ancora non è cliente della nostra banca, quindi se tutti quelli che sono clienti sono contenti, è bene che anche gli altri possano venire tranquillamente. Insomma. Perfetto. Direttore, noi la ringraziamo per il suo intervento sulla nostra emittente, per aver aggiornato anche i nostri telespettatori sulle vostre attività e l'appuntamento ovviamente è rinnovato alla prossima settimana. Grazie, direttore. Grazie a voi, arrivederci.